È il momento di tornare in campo per la Roma, una partita importante, diremmo quasi preziosa, contro il Paris Saint-Germain. È il caso di tornare subito sull'argomento, dopo la sconfitta subita giovedì scorso al Parco dei Principi, una sconfitta per la verità immeritata e forse anche un po' bugiarda, con qualche recriminazione nei confronti della direzione di gara. La Roma deve immediatamente mettere il risultato davanti a tutto. La sconfitta contro il Paris Saint-Germain è stata la prima battuta vuoto della formazione di Alessandro Spugna dopo 15 risultati utili consecutivi, 14 vittorie e un solo pareggio sul campo del Bayern Monaco. Ora per la Roma la partita contro il Paris Saint-Germain in programma mercoledì sera alle ore 18:45 in un Trefontane che si annuncia tutto esaurito in ogni ordine di posti è veramente importantissimo, assolutamente significativo, forse decisivo, anche se il gruppo C, quello della Roma, è l'unico gruppo nel quale questa quarta giornata non può decretare verdetti. E questo la dice lunga su quello che è l'equilibrio di una classifica veramente molto corta e compatta. Il Bayern, che ha pareggiato nell'ultimo turno in casa contro l'Ajax, è al comando della classifica con 5 punti, una vittoria e 2 pareggi. La Roma è seconda in classifica con 4 punti, tanti quanti l'Ajax, ma rispetto all'Ajax Amsterdam la Roma ha un vantaggio, una migliore differenza reti, tanto per cominciare, ma soprattutto la vittoria nello scontro diretto contro le figlie degli dèi, vittoria per 3-0 al Trefontane che lascia la Roma in questa condizione di superiorità che poi però dovrà essere confermata nella gara di ritorno in programma alla ripresa della Champions League a gennaio. Va da sé che questa partita contro il Paris Saint-Germain ha un'importanza fondamentale. La cosa più importante, vincere per lasciare il Paris Saint-Germain alle spalle sotto l'aspetto dei punti, ma magari vincere anche con un alto margine. Perché? Perché questo renderebbe la Roma inattaccabile dalle parigine in caso arrivo a pari punti. Ricordiamo che il primo concetto in caso di parità tra due squadre è quello degli scontri diretti. Il Paris Saint-Germain ha vinto di un gol di scarto, 2-1, la Roma dovrà vincere con almeno 2 gol di scarto per essere comunque superiore al Paris Saint-Germain in caso di, purtroppo, capitomboli nelle ultime due giornate che potrebbero riportare la Roma e le parigine a pari punti. Il Paris Saint-Germain arriva da un turno di campionato molto complicato, una vittoria per 2-1 nel derby contro il Paris Football Club, altra vecchia conoscenza della Roma, battuto lo scorso anno proprio nelle qualificazioni della prima storica Champions League del giallorosso, una vittoria per 2-1 in rimonta con un gol su rigore di Sandy Baltimore e il raddoppio di Katoto in gol anche contro la Roma, un Paris Saint-Germain che ha giocato con parecchi cambi di formazione, cercando di far ruotare un po' tutte le giocatrici, molto riposo un tempo intero per Giroud, per Chawinga, per l'australiana Hunt, una delle giocatrici più criticate contro la Roma. Roma che invece ha incassato l'undicesima vittoria nel campionato di Serie A femminile, battendo il Como in trasferta per 3-2 con una bella rimonta, e adesso c'è da pensare a quest'ultima partita che sarà in effetti l'ultima partita in assoluto della Roma di questo anno solare 2023 prima della sosta di campionato. Ad arbitrare la partita è stata designata un fischietto internazionale inedito per il calcio femminile italiano, si tratta della cipriota Froscio Pecri. Per quanto riguarda l'altra partita del girone della Roma, Ajax Bayern Monaco si giocherà ad Amsterdam, stessa ora alle 18:45, e poi per la Roma un pochino di riposo in vista del ritorno in campo per quella che è una partita molto molto attesa, perché decreterà quello che sarà il primo trofeo stagionale a livello femminile, dunque la Supercoppa, in palio allo Zini di Cremona domenica 7 gennaio alle ore 15:15. Una brutta sconfitta quella di Parigi? No, non è stata brutta, la Roma ha giocato bene e la sconfitta era sicuramente immeritata vedendo le statistiche e la qualità della prestazione, però in questo momento, mai come in questo momento, vincere con il Paris Saint-Germain è assolutamente fondamentale e potrebbe portare, se i pronostici di equilibrio tra Ajax e Bayern Monaco verranno rispettati, potrebbe portare la Roma nuovamente al comando del girone in solitudine, magari addirittura al di sopra delle bavaresi.